settimana è andata molto bene perché i giocatori si rendono conto che la squadra è in crescita. Dobbiamo ancora rivedere la partita perché la rivedremo in ritiro perché siamo stati un po' in giro per via dei campi, però ci siamo confrontati e onestamente io ho detto che la prima mezz'ora, diciamo i primi 25 minuti, mi sono piaciuti molto sul piano dell'atteggiamento, che quello che si era preparato si è fatto, e la sensazione anche dei giocatori è che siamo in crescendo, quindi settimana è stata positiva. Abbiamo lavorato molto, questo sì, però abbiamo lavorato con non molto nel senso di volume, ma di intensità. Ecco, a parte Terigi e Castiglia infortunati D'Ambrosio e D'Ambrosio scoperto. squalificato, Sono sono tutti a tutti a disposizione. disposizione. Sì. Terigi e Castiglia sono sulla strada del recupero. Ci vorranno ancora 10-15 giorni, ma insomma, stanno lavorando bene. Senta, è stata a vedere il Racing Roma con l'Under 21 o qualcuno? No, ho avuto qualche notizia da un paio di amici che sono andati a vederla. È una squadra comunque che avevamo già valutato altre volte, non dal vivo ma in video. E come dicevo prima, i direttori, adesso la classifica non me la ricordo, ma penso che abbiano gli stessi punti nostri. E appunto. È una squadra molto giovane, però una squadra che ha segnato molti gol, che magari come noi è totalmente nuova, quindi ancora qualche fastidio ce l'ha, però c'è qualità. Quindi mi aspetto una partita combattuta come sempre, soprattutto in casa loro. Ecco, ha qualche caratteristica particolare per cui noi poi si debba cambiare qualcosa o no? No, caratteristiche particolari per cui si debba cambiare in generale succede raramente, onestamente. Magari cambiano i giocatori. Sono molto bravi davanti. Davanti c'è Claudio De Sosa che potrebbe essere una ragazza fantastica, un attaccante molto forte che avevo a Como e che conosco bene, che ha già fatto 4 gol. E la loro, oltre che il capitano, mi sembra tante cose, la loro punta di diamante, e, ripeto, sono una squadra che ha segnato parecchio, quindi sicuramente questo vuol dire che hanno delle potenzialità. È una squadra che, guardando numeri, non ha mai pareggiato, due vittorie e cinque sconfitte. Questo in qualche modo potrebbe far rendere probabile un pareggio. No, questo non sono io, per pareggio non metto mai la firma su niente, vado in campo e cerco di fare il massimo. Dopo, qualche volta devi accontentarti, qualche volta va bene, qualche volta va male, ma pensare al pareggio, alla sconfitta, non. Io vorrei nel corso già di questa stagione che la squadra acquisisse questa mentalità, quella che viene definita in Italia mentalità vincente, e che è un'espressione poi nessuno spiega effettivamente cosa voglia dire. È troppo comodo dire che la mentalità di vincente si fa vincendo, perché è come un cane che si morde la coda. Secondo me il giusto atteggiamento, ed è una cosa che guadagni prima di tutto in settimana, perché è un problema del giocatore, oltre che di un allenatore, è quello di avere sempre la testa per andare a mille. Quindi andare in campo, quando vai in campo durante la settimana, a maggior ragione alla domenica, viaggiare e cercare di dare, come dico spesso a loro, non il 100% ma il 102-103%. Questo secondo me è la mentalità vincente. Dopo a volte va bene, a volte va male. Però io per mentalità intendo questa qui ed è una cosa che spero raggiungeremo presto. Ecco, mister, la squalifica di D'Ambrosio in qualche modo la, tra virgolette, costringe a fare qualche variazione, Sì. cioè non soltanto sull'auto di destra, ma probabilmente anche nel centro-nord. C'è questa possibilità, si sta valutando un paio di opzioni, dipenderà anche da loro perché loro hanno cambiato parecchie volte il modo di giocare, sono passati da un 3-5 iniziale ai tre centrocampisti, ai tre quarti, spesso si mettono a quattro in mezzo al campo, quindi aspettiamo un attimo di avere notizie precise su di loro e dopo deciderò. Qualcosa cambieremo di sicuro, per necessità. Ecco, mister, una curiosità personale. Chiaramente non so quanto lei, le 27 giornate, a livello complessivo di gioco, sia soddisfatto. Ecco, ma in un siano al massimo, nella sua idea di calcio, a chi potremmo assomigliare, cioè a una squadra di Serie A, insomma, voglio dire. No, non lo so, sinceramente guarda, non saprei cosa risponderti perché non ho mai preso
nessuno ha un modello proprio. Io ho le mie idee, me le sono fatte col tempo, con la gavetta, con l'esperienza. Non, mi sembrerebbe anche da un certo punto di vista irriguardoso, non sono il tipo proprio. Io ho un'idea mia precisa che poi dipende soprattutto da quello che abbiamo detto prima, dalla mentalità. A me piacerebbe creare una squadra, creare, che poi si parla sì effettivamente, mettere insieme una squadra che non distingua un allenamento dalla partita come intensità mentale, fisica, tecnica, ecco, questo mi piacerebbe. Quindi indipendentemente da chi gioca, tu avresti la sicurezza poi che anche cambiando gli interpreti il risultato poi finale sarebbe buono. Ecco, questa secondo me è la cosa importante, al di là dei moduli, di assomigliare a qualcuno. Ogni squadra ha delle sue caratteristiche, come si diceva tempo fa, lo stesso modo di giocare con interpreti diversi diventa una cosa differente. Poi o si definisce 3-5-2 o 4-3-1-2, ma secondo me sono numeri che contano un pochino. Senta, mister, scusi, per finire, già ieri sera la trasmissione di Angela l'ha detto, ne abbiamo anche riparlato, ma vogliamo precisare ai nostri radioascoltatori perché la sua decisione di allenarsi una mattina? L'Italia è un po' il paese dei luoghi comuni, non solo nel calcio. Diciamo che l'allenamento doppio del mercoledì, quindi la mattina e il pomeriggio, era determinato dal fatto che i lavori di forza comunque venivano svolti prevalentemente in palestra, quindi con le macchine. Una volta evoluto questo concetto negli ultimi anni, è venuto un pochino a mancare il significato di far venire i giocatori la mattina per farli lavorare in palestra, per dopo staccare la spina e ritornare il pomeriggio. E quindi, ecco una cosa che fanno spesso ad alto livello negli ultimi anni, all'estero sempre, si è passati a ragionare su un allenamento solo giornaliero, e comunque rispettando il volume che c'era prima, cioè non è che i giocatori stiano meno in campo, i tempi sono sempre quelli, forse anche qualcosa di più, si è solamente riadattato un attimino al momento in cui stare in campo. Sul discorso della mattina, io penso che la mattina sia più favorevole a tenere un ritmo di vita corretto, nel senso che il fatto che i giocatori si allenino, vanno a casa, mangino con calma, riposino il pomeriggio, favorisce secondo me il recupero e anche un corretto svolgimento della vita, che poi è il segreto di Pulcinella. Io non penso che i giocatori debbano essere dei marziani che fanno delle cose strane, i giocatori sono persone normali, più normali sono, più stanno bene, più sono sereni, più rendono. Con l'ultimissima cosa davvero, mi pare, come abbiamo detto prima, che l'intenzione della società sia quella di fare anche qualche partita amichevole con le squadre dei dintorni. Sì, è una cosa che stiamo prendendo in seria considerazione. Adesso, come dicevo prima, stiamo un attimino sondando, perché ovviamente per una questione di impianti è una cosa che dovremmo fare fuori. Un'altra cosa fondamentale, che poi è il motivo per cui magari negli ultimi tempi abbiamo fatto anche diversi confronti con la Berretti, è quello che, avendo una squadra dei numeri importanti, è necessario tenere un po' tutti in buone condizioni, quindi è giusto anche dare la possibilità, sia per una questione fisiologica sia per una questione proprio di attenzione, di dare la possibilità a tutti di esprimersi, e quindi penso che sia una cosa assolutamente